Piacenza frena la rincorsa dell'Empoli alla vetta e lo obbliga al pareggio interno, un risultato inatteso viste le partenze al contrario di Toscani ed Emiliani. Aglietti ancora imbattuto, Madonna a secco di successi. Le due squadre hanno in comune una data, quella del 23 maggio scorso, giorno dell'ultima vittoria piacentina. È il Piacenza a partire forte e a meritarsi gli elogi. Guzman va vicino al vantaggio con un sinistro sul quale Pelagotti mette le mani. Poi arriva il colpo di testa di May, salvato sulla linea da Moro con qualche dubbio sulla legittimità dell'intervento. La brillantezza di Graffiedi e Guzman infastidisce l'Empoli, che rischia di cadere sul tentativo di Rickler, ma il gol viene annullato per un fallo su Mori. L'Empoli non riesce a mettere la testa fuori e deve accontentarsi di stare a galla con le giocate da lontano. La vivacità dei padroni di casa emerge a inizio ripresa. Fuoti in area costringe Cassano a fabbricare un miracolo grosso così. Caccia risponde a stretto giro di posta con un destro di poco alto. Il cambio di spartito arriva con l'ingresso di Cesaretti per Fanucchi alle spalle delle due punte. Sarà un caso, ma da lì in poi la partita vibra di più. Guzman mette Caccia davanti a Pelagotti e l'attaccante sigla il quarto gol stagionale, il primo lontano dal Garilli. Poi si erge Cesaretti a unico protagonista. Inizia colpendo il palo e offrendo la ribattuta a Coralli, che a occhi chiusi centra Cassano. L'Empoli cresce e ancora Cesaretti ci prova dalla distanza. Con Nardini e Mkedlidze in campo, i toscani si sbilanciano e negli spazi si lancia Graffiedi, che con un'azione personale scheggia la traversa con l'impercettibile deviazione di Pelagotti determinante. Ma a un passo dall'impresa ecco Coralli, che imbeccato da Cesaretti fa risaltare gli errori in copertura di May e Conte e infila il pareggio. Si chiude così con un 1-1 comunque utile all'Empoli, che non perde, e con un Piacenza che, seppur ancora alla ricerca del primo successo, esce dal Castellani più forte non solo nel morale. È un pareggio sicuramente importante per il Piacenza, anche se è sfumata la prima vittoria stagionale, come diceva Matteo Brega nel servizio, e ha perso una bella occasione perché stava per fare il colpaccio. Graffiti ha preso la traversa, poteva essere 2-0, partita chiusa. Sì, sì, infatti l'episodio, hai visto, ha cambiato. Questi episodi ho capito. È vero, è così. Poi dopo, sicuramente il Piacenza, poi se non sbaglio, in settimana Aglietti ha messo, sì, Aglietti, sto parlando di Aglietti dell'Empoli, perché ha messo in guardia la squadra, perché sarebbe arrivato un Piacenza che, anche se è ultima in classifica, in difficoltà, gli avrebbe creato dei problemi. Infatti è stato così, perché poi comunque Piacenza è una squadra che ha giocatori, ecco, questa è stata una giocata importante di Guzman per Caccia, e poi Caccia se ritrova un attimo di serenità, un attimo di fiducia in se stesso, penso che possa tornare quello che ha fatto vedere in passato, insomma, che è stato un goleador importante. La sconfitta contro l'Empoli ti è costata la panchina. Tu che Empoli hai visto nel derby? Ma l'Empoli, devo dire che... Cioè, che impressione ti ha fatto in generale? Ma è una squadra organizzata, ben messa in campo, con giocatori che sanno adattarsi a diversi moduli, perché ha iniziato prima in un modulo, poi ha cambiato, ha messo praticamente Lazzari dietro le due punte, Aglietti. Devo dire che, come ho detto, sa cambiare volto in gara. È chiaro che noi abbiamo preso un gol, magari, come è successo, in maniera così ingenua. E quello poi mi è costato caro, insomma, ecco. Ti è costato caro. Anche se devo dire che nella prima parte, prima del gol, perché hanno fatto gol che mancavano due minuti alla fine del primo tempo, avevamo giocato anche abbastanza bene, avevamo anche creato dei problemi davanti a loro, con Giovio che ha avuto un'occasione importante dove il portiere è stato bravo a parare, e invece dopo il secondo tempo abbiamo giocato male, è costata cara, insomma. Alfredo, oggi Aglietti ha ricambiato, se vogliamo, anche negli uomini, no? Perché ha giocato Fanucchi, è partito con Fanucchi trequartista alle spalle di Coralli Foti, con Michelizza in panchina, non aveva Fabbrini che sta facendo grandi cose con l'Under 21 di Casiraghi. Oggi però l'Empoli del primo tempo mi è sembrato molto molto sottotono e sotto ritmo. L'ha regalato, ha regalato un tempo, ma una squadra giovane, sbarazzina come l'Empoli ci può stare. Non dovrebbe essere questa una cosa usuale, nel senso che proprio perché sei giovane e sbarazzino devi giocartela bene fin dall'inizio, però il primo tempo dell'Empoli è stato da 5-5 e mezzo.
poi hanno incassato questo colpo, hanno sbagliato qualche gol prima, Coralli sì, ha fatto un bel gol da 6 e mezzo, però purtroppo è un attaccante che mi piace molto, però ne sbaglia alcuni semplicissimi. È vero, fa quelli difficili e sbaglia quelli più sì, facili. Sì, sul palo di Cesaretti e sulla sponda lì devi far gol. Mentre la parata di Cassano su Foti è stata notevole, poi mi è sembrato anche giusto dare fiducia a Foti dopo l'ultima prestazione, anche se mi aspetto micelizza a grandi livelli prima o poi, perché io credo in questo ragazzo. E poi dobbiamo anche aggiungere che senza Fabbrini, il sontuoso Fabbrini che abbiamo visto con l'Under 21, perché un 90 che fa quelle cose con quella personalità, con l'Empoli può rinunciare, con tutto il rispetto ad Handanovic, ma non può rinunciare a Fabbrini, perché Fabbrini, soprattutto in casa, in queste situazioni, ti risolve la partita con una giocata, con un lampo, con una magia, con un'iniziativa, con un'intuizione. E probabilmente, non sto parlando di Empoli Fabbrini dipendente, ma con Fabbrini cambiano tante cose. Però l'Empoli farà un campionato, secondo me, positivo, con tutti questi giovani che andranno a giocarselo ovunque, con i margini di crescita che ci stanno, non ci saranno dei problemi. È cambiato il risultato.